Benvenuti alla seconda parte di Magical Star Sign. Non so se si nota, però sono in punto di morte. Beh, ora sto esagerando, però sono raffreddato. Sì, sono riuscito a prendermi il raffreddore d'estate. Non chiedetemi come ho fatto. Dannazione. Comunque, dobbiamo andare a cercare la nostra amica che sta cercando un razzo. Lo so, è strano. Non sono sicuro di dove debba andare, ma credo che sia da questa parte. Se non sbaglio. Oh! Magari sì. Ah, già, è vero. Devo cliccare. Ehi, Jerak! Sorbet ha detto di aver visto qualcosa di sospetto nel ripostiglio al piano di sopra. È andata su a controllare. E andiamo a controllare anche noi. Oh! Ok, mi muovo meglio così. E tu chi sei? Non voglio che usciamo dalla porta. Che usciamo dalla porta sul retro. Ah, non vogliono. Là c'è della roba segreta. Meglio stare alla larga per evitare guai. Sono il protagonista di un gioco. Io non li evito i guai. Io non li evito i guai. Io ci vado proprio di capoccia. Oh, ehi, Jerak. Guarda questa parete. Sembra che ci si possa arrampicare, non ti pare? A me sembra una porta, più che altro. Una porta murata. Beh, hai trovato il missile. Oh, Mokka, sei qui anche tu? Non ho trovato il missile, ma questo muro ha davvero qualcosa che non mi convince. Posso. Qui puoi scalare la parete, vuoi arrampicarti? No, voglio aprirla. È una porta. Non è una porta? Ok, forse mi sbaglio. Strano. Ah, ma cos'è? Ehi, Mokka! Tu sai cos'è quella macchina? Credo che qualcuno abbia condotto un esperimento qui. Un esperimento? Che tipo di esperimento? Wow! Oh! Quella è una porta! O una faccia, uno delle due. Dove condurrà quella porta? Ho appena verificato la planimetria della scuola e quella porta non risulta da nessuna parte. Molto strano. Ok, Mokka, vai a controllare. Sei un robot. I robot non sono fatti per questo? Per fare i lavori pericolosi? Ah, va bene, vado io. Si muove. Apro io. È una faccia, non è una porta. Qual è il significato di tutto ciò? Cercate di aprire la porta verso il cielo? Sì? Posso far entrare solo coloro che mostrano grandi poteri e grandi responsabilità. Per passare, mostrami la tua potenza. Tocca il simbolo buio nella sacca. Ho un simbolo buio nel mio sacchetto. Credo sia questo. Oh, ok. Forte. Capperi! Sta diventando tutto buio. Siamo spacciati. Oh, è un buon modo per spegnere la luce velocemente. Credo che se avessimo preso il protagonista che usa la luce, invece avremmo abbaiato tutti quanti. Ora si apre la porta verso il cielo. Mi ricordo tantissimo una porta che c'è in un manga che leggevo parecchio tempo fa. Jerak, hai aperto la porta? Ed era pure questa, una porta parlante, e dovevano aprirla, però non l'hanno aperta così, l'hanno aperta battendola a un gioco.
Non avrei mai pensato che ci fosse una porta segreta in questo ripostiglio. Ma chi ce l'avrà messa? Beh, ora è aperta, quindi guardiamo cosa nasconde, no? Beh, è la porta verso il cielo. Chissà cosa nasconderà. Bip bip, rivelo impronte fresche qui. Un altro di quei sottili dettagli che i vostri occhi, i vostri deboli occhi umani non percepiscono. Sorbet, cacciavite, lo smonto subito. Scommetto che quelle cose. Scommetto che quelle impronte di là. Ah! Scommetto che quelle sono le impronte di Lassie. Ma che ci fa qui? Vanno su per le scale. Qualcuno è salito di qua. Oh, Mocca, spero che tu abbia le ruote. Perché se hai le ruote non puoi salire le scale. E allora chi è che ha i deboli occhi umani? Beh, tu non hai i piedi in quel caso. Per quella scala? Ma è altissima! Ah, non è una scala. È una scala a pioli? No, no. Non mi ricordo come si chiamano. Vabbè, non è una scala normale. E questo è un missile? No, sono 6 missili. E 2 sono colorati. Questo missile sembra in condizioni perfette. Potrebbe portarci nello spazio. Oh, salve. Come siete arrivati fin qui? Wow, guarda qua! Ma che è? Ma cosa sono tutte queste cose appuntite? Missili, piccolo, missili. Incredibile! Ah, ma allora era tutto vero! Anche se ce l'ha detto, non credevo che la signorina Madeleine sarebbe andata su Puffon. Ora credo che dicesse sul serio. Questi sono missili spaziali. Ah, ok, posso andare avanti. Cos'è? Sequenza preparatoria di lancio completata. Apertura dei portelli di lancio. Decollo in 70 secondi. Mamma. Si apre il tetto? Non lo so. Oppure stiamo distruggendo la scuola? Ma oh no, l'orologio. Si è aperto il tetto! Oh, ciao Lassie. Forte! Se premo qua, sullo schermo si accendono tante lucine rosse. A che servirà questa leva? Io ti consiglio di non toccare quella leva. Ciao Lassie! È stato bello. Ok, siamo vivi. Per considerando che eravamo sotto un missile che stava per essere lanciato, è già un buon risultato. Posso alzarmi? Ok, ragazzi, vi aiuto io. Che? Capperi! Wow! Beh, io me ne vado. Vuoi salire? Qui puoi salire a bordo del missile. Vuoi salire? Sì. Neurocervello Giga Floppy Online. Attivate gli attuatori in tempo reale. Riscaldate e tostate le iperbobine. Tostate? Cioè, il computer sta dicendo roba a caso. Insomma, qualcuno vuol dirmi cosa sta succedendo qui? Oppure no? No.
te lo dico dopo, Pico. Caricate gli iniettori di carburo liquido. Tutti i sistemi attivi. Ah, ok, ecco la leva, non la vedevo. Sequenza di preparazione lancio completata. Azionare la leva per avviare il lancio. Oh, devo toccare la leva? Sì. Giga propulsori al massimo. Sequenza di lancio avviata. Gerak? Ciao! E anch'io me ne vado nello spazio. Ora che ci penso, non ho la patente per i missili. E non li so guidare. Spero che non mi facciano guidare il missile nel gioco. Che sarebbe un disastro. Oh, salve signor Biscotto. Conviene scappare? Sta arrivando il preside. Oh, sfonda la porta. Magical Star Sign. Me lo dice adesso il titolo del gioco? È già la seconda parte. Sembra che stiamo andando sullo stesso pianeta, almeno questo, non ci dividiamo. Oh, forse sì, invece, ci dividiamo. Addio, Lass, mi sa che esploderai. Riposa in pace. Oh no, stiamo andando sul serio sullo stesso pianeta. Su Erd. Pum! Ci siamo schiantati. Non so se voi riuscirete a sentire il rumore. Ma credo di sì. Posso alzarmi? Non sembrerebbe. Ok, dovevo cliccare su me stesso. Questo è il missile che ti ha portato qui. L'impatto lo ha danneggiato. No, l'ha proprio disintegrato. Non saprei dove andare. C'è una porta. Beh, almeno è abitato questo posto. Questa porta sembra molto robusta. E io devo soffiarmi il. Ok, eccomi. E qui c'è l'asse. Oh! Acqua! Prendi l'acqua covo del missile. Questo è il tuo missile. Questo era il missile di Lassie, è praticamente distrutto. Dentro il missile c'è l'acqua covo in bottiglia. Vuoi prenderla? Ma sì, dai, salviamola. Ricevi l'acqua covo. Dai a Lassie l'acqua covo. Gulp, gulp. Ah! Phew, ora sto meglio. Chi? Gerak, sei tu! Che ci fai qui? Dove siamo a proposito? Non siamo più su Como. Non siamo più su Covomaca, vero? Ricordo di aver vagato nel buio per un po' e ricordo Covomaca che è diventata sempre più piccolo. E ricordo che le stelle che diventavano sempre più grandi. Poi non ricordo altro, ti sei schiantata contro un asteroide. Ma ora sto bene, che bello che sei con me, Gerak. Affronteremo quest'avventura insieme. Bene, ho un coniglio per amico. L'asse si unisce al gruppo. Chissà se il mio missile è a posto. Andiamo a dare un'occhiata. No, è distrutto. Me l'hanno detto prima. Oh, mannaggia, è tutto rotto. E dove siamo? Ah, a me non sembra proprio il pianeta del vento. Beh, c'è il vento. Sembra un deserto questo. Che facciamo? Siamo nel bel mezzo del niente, da qualche parte nello spazio. Però la macchina curatrice funziona. Se dovessimo combattere con i mostri spaziali, possiamo tornare qua e rimetterci in sesto. La macchina curatrice all'interno funziona ancora, vuoi usarla? No, non mi serve. Comunque,
Andiamo su, mi sembra che bisogna andare. Il vento ci spinge indietro. No, forse non bisogna andare su. Allora giù, però c'è la porta. Magari si apre adesso. Questa porta sembra molto robusta. No, non si apre. Beh, ci sarà qualcosa da fare. Non c'è nulla. Nel mio missile c'è la cosa curatrice? No, a quanto pare no. Ma forse devo usarla per forza. Beh, proviamo. Ok, usata. Adesso posso andare avanti con la storia? Ah, forse ricordo adesso. Allora, rieccomi. Vediamo. Sì, ok, ricordavo bene. Scusate, ho dovuto chiudere Skype. Vento, ascolta la mia chiamata. Tu che danzi nel firmamento, tu che forgi le nuvole, tu che bisbigli alla volta celeste. Ascolta la mia richiesta, manda il tuo fortunale. Spero che questo annulli il vento. Non ha annullato nulla. È quello che ha appena fatto, Lassi. Forse ero nel punto sbagliato? Forse sì. Vediamo. Ok, qui sembra che funzioni. Ok, la tempesta è scomparsa. Ce l'ho fatta, ce l'ho fatta! La tempesta di sabbia è finita! Non prendertela, Jerak! Sono sicuro che la tua magia buia ci tornerà utile molto presto! Domanda, come ha fatto lei a passare dalla porta se non aveva la magia? Vabbè, probabilmente anche la magia vento vale in quel caso. È pur sempre una manifestazione di potere. Ok, credo che la magia buio ci tornerà utile molto prima del previsto, sai? Salve, mostro generico che c'è in ogni RPG. Ah! No, non è che sia proprio un mostro generico, però ho giocato a tanti di quegli RPG e capita spesso di trovare un mostro del genere. Oh! Buio potenziato, sei spacciato. Vediamo un po'. Vento su. Ok, il bersaglio è uno, quindi proviamo. Vediamo quanti danni gli faccio. Abbastanza. E adesso vediamo quanto gli faccio con lo scordato potenziato. Ok, un po' di più. Quanti danni? Nullo! Dispiace, devi allenarti di più. Ma è super efficace qualcosa contro questo tizio? Non credo. Ah no, è di elemento terra. Qual era la cosa super efficace sulla terra? No, non era l'acqua. Forse era il vento. O non mi ricordo, perché non l'ho registrata di seguito questa parte. Ok, non mi ha fatto troppi danni. Guarda, per essere un nemico così grande non sei così pericoloso, eh. Certo che ce ne metta a morire, beh. È normale che abbia tanta vita. Altrimenti che nemico sarebbe? Morto? Sì. Vira vinti. Ok, strumenti vinti, rana gum verde. Se non sbaglio è un oggetto per curarsi. Fantastico! Hai visto che potenza hai messo in quella lotta? Sei incredibile, Jerak! Scommetto che la signora Madeleine intendeva questo quando parlava del potere dei pianeti e della sua utilità. Già,
Comunque, c'è qualcosa qui, non sembra. Andiamo avanti. Oh! È un castello. Di sicuro chi vive lì dentro ci darà una mano, vero? Sì, come no. Cos'è? Ma è enorme! Beh, proviamo a bussare. Gerak, stai pensando di entrare là dentro? Sì? È rischioso e probabilmente stupido, ma vengo con te. Cos'è questa musica? Ah, questo è per vedere i pianeti. Preferisco la mappa. Se clicco qui... Oh, posso salvare. Salvo dopo. C'è qualcosa che non va? È un po' buio qui, no? Gerak, ora mi sento atterrita. No, non c'è niente di cui preoccuparsi. Non sembra ci sia nulla. Oh, squilla il cellulare. No, non è un cellulare. Individuati intrusi. Ovvi avvio protocolli di annientamento. Ah, sta arrivando qualcosa. Mocca 2 e Mocca 3. Mocca 4 e Mocca 5. Holy shit, siamo spacciati. Individuati intrusi, esecuzione programma eliminazione spietata. Perché spietata? Ah! Ok, battaglia. Sono tanti. Allora, per iniziare, te vai dietro. Poi vediamo un po' scurdato su di te. Non so quanto sono resistenti. Ok, muoiono con uno scurdato. Missil pugno. Ok, siete più problematici di quel boss, questo è sicuro. Ok, è il momento di questo. E posso colpirli tutti. Non so se riesco a eliminarli, ma vediamo. Magari ce la faccio. No, ne dubito, infatti. Oh, non ho abbastanza mana. Beh, un bel calcio nel sedere. Sedere di metallo. Credo che mi farò più male che bene, ma vabbè. Ah, altri missili pugni. Dovrebbe riuscire a uccidermi, vero? Ho schivato. E credo che questo porrà fine alla battaglia. Ok, per un attimo credevo che quello non fosse morto. Mamma, ma che posto è questo? Non lo so. Comunque, qua c'era un'altra porta. Ah, ok, questa porta è chiusa. Quindi possiamo andare solo di qua. Questa mi sa tanto da trappola, eh. Oh, forse no. Questo posto mi fa venire i brividi. Gerak, possiamo andarcene? No, stiamo ancora un po'. Hai molto coraggio, Gerak. Ok, credo di potercela fare anch'io. Oh! Un missile! Possiamo andarcene da qui allora. Ehi, Gerak! Ma quello è un missile! Sì, credo di sì. Prendiamolo in prestito e cerchiamo di andare su Buffon. Non è una buona idea? Non credo che i robot saranno d'accordo. E con prenderlo in prestito intendo collegare i fili giusti e rubarlo. Oh, non me l'aspettavo questo da Lassie. Comunque. Oh, salve. Altri robot, ma basta! Individuati intrusi, eseguire funzioni antispionaggio. Oh, salve. Individuati intrusi, eliminare, eliminare, eliminare.
Calma. Parliamone. Caricamento elettroscariche pronto al fuoco. Target acquisito e fissato. Pronto al fuoco. Oh! Gambe! Ci bloccano, non posso. Io l'avevo detto che non sarebbero stati d'accordo, eh. Ah, prigione. Beh, almeno non ci hanno uccisi. Allora, direi che termino qui questa parte di Magical Star Sign. Abbiamo. Salve, signore. È una guardia robot gigantesca. Ti osserva attentamente con tre telecamere. Ed è parecchio grande, ma vabbè, abbiamo affrontato mostri più grandi. Comunque, termino qui la seconda parte di Magical Star Sign. E ci vediamo con la prossima parte. Ciao a tutti!